cose che crea più grande differenza tra le persone che hanno grande successo nella loro vita e riescono a gestirsi bene e chi invece non riesce a fare questo è proprio come gestiscono il loro tempo e le loro risorse. Și mai nează ce și atunci îndrușim netă bot, vlem që të shikojmë që si e shpenzojmë kohën dhe burimet e tyre. Abbiamo tutti poco tempo nel mondo in cui viviamo, ma soprattutto quasi nessuno di noi sa veramente gestire bene il suo tempo e a quasi nessuno di noi è stato insegnato a gestire il proprio tempo. Kemi pak kohë në këtë botë për të jetuar të gjithë dhe asnjëri nuk di ndryshimin se si të ta përdorë siç duhet kohën dhe nuk është mësuar se si. Infatti, qual è la domanda che guida la maggior parte delle persone quando gestiscono il loro tempo? Pigliano la loro agenda, se ne hanno una, o il computer o il telefonino, oggi insomma la maggior parte delle persone, bene o male, usa uno strumento per tenere a mente le cose che deve fare il giorno dopo e la domanda che guida la gestione del loro tempo di solito è la seguente. Vlem të bësh një pyetje këtyre personave nëse kanë ndonjë agjend për të mbajtur kohën, nëse përdorin telefon, nëse përdorin kompjuter apo ndonjë instrument tjetër. Che cosa devo fare domani? O che cosa devo fare questa settimana? Cosa devo fare questo mese? Pyetja është çfarë do të bëj nesër, çfarë do të bëj pas një jave ose pas një muaji? Questa è la domanda chiave che guida la gestione del tempo della maggior parte delle persone. Che cosa devo fare? Ora, qual è il problema con questa domanda? Questa è la domanda che tutte le persone devono fare. Su che cosa dobbiamo fare. Dover fare un qualcosa non sempre è piacevole e soprattutto non sempre ciò che dobbiamo fare fa veramente la differenza per noi. Në fakt, pyetja më e rëndësishme do të ishte se për çfarë duhet ta shpenzonim kohën, nëse kjo do të ishte diçka e kënaqshme për ne në shfrytëzimin e kësaj kohe. Le persone che sono efficaci veramente nella loro vita, che ottengono risultati diversi rispetto alla media, usano di solito inconsciamente una domanda totalmente diversa. E la domanda è: quali risultati voglio ottenere? Persone che hanno veramente un'efficacità nella loro natura, perdono più di se per sa come due. Quali risultati voglio ottenere domani, quali risultati voglio ottenere questa settimana, questo mese, quest'anno. E la domanda che si pone costantemente è quale risultato voglio ottenere oggi, quale risultato voglio ottenere domani, quale risultato voglio ottenere questa settimana e non che cosa devo fare. Io se ci faccio bëj e shpytja, por se ci risultati duhet të nxjerr sot, nesër, pas një muaj, pra çfarë rezultatesh duhet të nxjerr nga kjo kohë që do të përdor. Ora, fra le due c'è una differenza abissale. Cosa devo fare? Ci fa focalizzare sul fare e soprattutto su quello che dobbiamo fare. Quindi diciamo che non è tendenzialmente una domanda molto motivante. Pra çfarë duhet të bëj edhe folja kjo që tu është të bëj? Çfarë duhet të bëj për të nxjerrë këto rezultate? Quali risultati voglio ottenere ci fa invece focalizzare sui risultati che vogliamo ottenere, sulle azioni da intraprendere per ottenere un risultato. Questa più da chiedere cilat janë rezultatet që duhet nxjerr, fokusohet tek emri rezultate. Kjo është kjela kyçe. Sembra una banalità, ma c'è una differenza enorme. Perché se siamo impegnati sempre su ciò che dobbiamo fare, non necessariamente ci focalizziamo sulle priorità. Nëse të fokusohem tek folja të bëj, nuk ka të bëj gjithmonë me prioritetet, pra ka një ndryshim i dispytjeve.
esempio, devono una giornata con 100.000 cose da fare, hai 12 cose da fare e durante la giornata sei assolutamente ligio, perfetto, bravo, segui tutte, dalla tua scaletta riesci a fare tutte quelle 12 cose. A fine giornata sei stanco, morto, ma soprattutto non sei neanche per niente soddisfatto. Sì, hai fatto delle cose, ma non dai l'impressione di aver fatto qualcosa di veramente importante. Mund kesh shumë gjëra për të bërë, mund kesh 100 gjëra për të bërë, por në fund të ditës duhet të pyesesh se çfarë bëra. A ndihem i kënaqur me ato që bëra? A volte facciamo molto, ma non siamo necessariamente soddisfatti o felici o contenti dei risultati che abbiamo ottenuto. Ndonjëherë bëjmë shumë, por pyetja është a jemi të kënaqur, a jemi të lumtur me ato që bëmë? Sono delle volte invece nelle quali andiamo a letto la sera, siamo stanchi ma siamo soddisfatti, abbiamo fatto, ma abbiamo fatto con un risultato, abbiamo fatto con una finalità, abbiamo fatto con uno scopo. E ka dhe rato tjera, ka dhe dito tjera kër shkojmë të flem, para se të flem jemi shumë kënaqim atë që bëm, ama pak dhe sak, si thon fjales, jemi të kënaqim atë që bëm. Smettila di chiederti che cosa devo fare, ma inizia a chiederti quali sono i risultati che voglio ottenere. Inizia quindi a gestirti secondo le tue priorità. Pra do të resim së pyetëri çfarë do të bëj dhe të fokusohemi të pyetëri cili është rezultati i asaj që do të bëj. Ricorda che il 20% delle cose che facciamo ci dà l'80% dei risultati. Cosa fanno le persone di solito? Fanno l'80% che ci dà il 20% di risultati. Nizat per cento personave ben per cento punus, nizat per cento personave ben nizat per cento punus. Due o tre sono veramente importanti, le altre meno. Da quali cominciano? Da quelle meno importanti. E alla fine che cosa diranno? Ho fatto un sacco di telefonate oggi. Sì, peccato che non hai fatto le uniche due che erano veramente fondamentali. Shumë persona e nisin nga çfarë është rëndësishme që duhet të bëj, megjithëse shumë persona thonë që unë bëra shumë telefonata sot, por çfarë arrite me gjithçka që bëre? Il mondo è pieno di gente affaccendata. Se non vuoi entrare a far parte della gente affaccendata, ma entrare a far parte del gruppo di gente che è efficace, smettila di focalizzarti su cosa devi fare. Kanë qindra gjëra për të bërë sot në botë, edhe duhet të fokusohemi tek ajo që është më efikase. Edhe të rrezim se pyetësi çfarë duhet të bëj.